ha appuntamenti politici a Bruxelles in vista anche delle elezioni europee, delle eventuali nuove alleanze della Lega, sia nel gruppo ID o altri gruppi? Ma è un gruppo che oggi è il terzo, quindi fra i primi tre al Parlamento europeo, conto che possa crescere ancora e con alcune persone, anche con nuove delegazioni, nuovi paesi, nuovi movimenti, siamo in contatto, però siccome le cose mi piace dirle una volta che sono fatte, lo saprete quando gli accordi saranno fatti, però stiamo crescendo tanto e conto che saremo determinanti. È un'occasione storica perché per la prima volta ci potrà essere una maggioranza senza i socialisti, se il centrodestra sceglierà di essere unito. Io sono per il centrodestra unito in Italia e in Europa. Se qualcuno in Europa preferirà i socialisti alla Lega, ai francesi, agli austriaci, agli olandesi e ai tedeschi, lo spiegherà.